Ciao a tutti, bentornati e benvenuti in un nuovo video. Questo video è sempre molto richiesto, quindi eccoci qua con l'update che in teoria dovrebbe essere fatta ogni mese, praticamente, perché ogni mese aumenta in quantità atomiche proprio. Stiamo parlando della Funko Pop Collection. Come sapete li colleziono ormai da più di 2 anni, penso, comunque almeno 2 anni. Siamo arrivati a quota 250 pezzi che non so più dove mettere. Mi prendete sempre in giro perché ogni volta condivido con voi i miei disagi ed è la pura realtà. PS, quello che ripeto in ogni video di questo genere: i Funko Pop o i Pop, che appunto sono della Funko, che è questo marchio che poi fa anche altri tipi di oggetti da collezione, appunto sono da collezione ed è per questo che non vengono fatti uscire fuori dalla scatola, perché con la scatola hanno più valore e sulla scatola c'è il bollino che appunto gli dà questo valore. Poi c'è anche chi li apre, insomma ognuno fa un po' come vuole. A me piacciono sinceramente così, e poi hanno parti molto piccole, alcuni che se cascano si andrebbero a rovinare, quindi è anche una funzione un po' protettiva. Detto ciò, spero non ci siano i soliti messaggi bigotti. È appunto un oggetto da collezione, quindi sì, occupa spazio, sì, alcuni pezzi sono comunque costosi, cioè penso il più costoso della mia collezione comunque costi un bel po' ormai, però a me piacciono, è una cosa che mi piace collezionare. Come vedrete ne ho tantissimi di diverse categorie, quindi film, serie TV, cartoni, personaggi pubblici, cioè davvero chi più ne ha più ne metta. E in quest'ultimo periodo sono cresciuti naturalmente in maniera esponenziale. Se avete una soluzione scrivetemela qua sotto, altrimenti vi lascio il video e vedrete un po' come li ho croccati in giro per la casa e per la stanza. Quindi buona visione. Allora, qui c'è il mobile di Ikea, dove diciamo che questa è stata più una sorta di arrangiamento, ecco. E ormai arriveremo tipo al soffitto probabilmente, però non so se vedete di qua che sono un po' instabili, quindi dovrei trovare appunto una posizione migliore. Comunque, diciamo che questi sono gli ultimi arrivati, perché appena mi arrivano li metto qua. Quindi cercherò di farveli vedere, anche perché penso che questi non ne avete visti quasi nessuno, se non alcuni, perché poi gli altri li ho spostati. Se volete vedere le altre Funko Pop Collection ve le lascio linkate nella scheda info, che dovrebbe essere tipo qui. Quindi vi faccio vedere prima di tutto la parte frontale, quindi questa che vediamo. Partiamo dal reparto basso, scusate il riflesso di luce, ma questo è, se non è tutto buio. Ho cercato di sistemarli più o meno, perché poi a un certo punto ho perso il conto. Qui ci sono due della Disney di Hercules, quindi abbiamo Meg e Ade. Poi qui c'è del film Bright di Netflix, Ticca. Qui abbiamo Sirius Black della Wave nuova di Harry Potter in versione Animagus, è pazzesco, bellissimo, mi piace un sacco. Abbiamo il Matagot dei Crimini di Grindelwald, non è un personaggio di spessore, insomma non si vede più di tanto, però mi piaceva un sacco. Sempre Disney, qui abbiamo il Chase Glow di Yzma, delle Foglie dell'Imperatore. Vabbè, lei è iconic, quindi la dovevo avere. Poi qui troviamo Sirius Black nella sua versione basica. Mi piacerebbe tanto avere anche quella per GameStop, vestito da Azkaban, insomma, con la targhetta, però non riesco a trovarlo. Poi qui invece forse gli unici 3 impilati in maniera decente sono degli Incredibili 2. Quindi abbiamo il Chase di Violetta, che mi è costato un fottio, ma è pazzesco. Violetta in versione normale e Jack-Jack in una delle sue 1000 trasformazioni. Questa qui è abbollinata M-Pre-List. Andando su troviamo Scarlet Witch, che è assolutamente uno dei miei personaggi preferiti di The Avengers. Questa qui è la prima versione, credo, sì. Poi sotto, sempre per quanto riguarda Avengers o comunque la Marvel, abbiamo Wasp. Poi qui altre di Harry Potter della nuova Wave, quindi abbiamo Hermione con il calderone che prepara le pozioni, sempre Amp Exclusive. Poi Edwige, non è la versione Flocked ma la versione normale, che a me piace sinceramente di più, aspettavamo questo personaggio da anni. Poi logicamente non potevo non prendere lui, il barone sanguinario, che è il fantasma della mia casata di Harry Potter, che è Serpeverde. Non ho ben capito, c'è stato un problema forse con questo pop, perché poi è stato tolto dal commercio. Io l'ho preso proprio appena uscito, quindi mi è arrivato subito, però non lo so, spiegatemi se sapete la storia qua sotto. Poi qui invece abbiamo Ron Weasley con la strillettera. Qui sopra, sempre per la Marvel, abbiamo Hela in versione Unmasked,
vest, quindi appunto senza l'elmo fantastico. E qui dal film Lo schiaccianoci di Disney, Clara, devo prendere anche la fata confetto, però lei era troppo pazzesca, guardate il suo vestitino. Questi due lati li vediamo dopo. Poi passando al piano superiore abbiamo due pop che sono gli unici sì che ho preso di Caroline. Logicamente ho preso l'altra madre perché, cioè ragazzi, ma state vedendo la scultura quanto è assurda. Poi Caroline con il raincoat, come si chiama? Vabbè, la giacca da pioggia, insomma. Carinissima, iconica anche lei. Tornando ad Harry Potter, anzi più che altro Animali Fantastici, qui abbiamo sempre dei Crimini di Grindelwald, Albus Silente, la sua versione ringiovanita. Ho adorato Jude Law come Albus, ragazzi, non so voi. E poi c'è Newt Scamander, questo qui. Sì, è la versione normale. Poi, cose che non c'entrano nulla l'uno con l'altro, però erano carini vicini. Di Star Wars ho preso Chewbacca. Questo qui di Marvel è Groot nel basino in versione natalizia. Poi questo, logicamente non potevo farmelo sfuggire perché io colleziono, dovete sapere, tutti i pop di Wonder Woman, Daenerys Targaryen e Ariel. Cioè, di quelli non me ne faccio sfuggire nessuno, anche se costano non so quanto. Forse di Wonder Woman qualcuno me ne manca, dopo vedremo. Comunque, in ogni caso, mi mancava questo di Ariel e l'ho presa. E poi questo qui di Venom, ragazzi, è una cosa spettacolare. Qui di fianco, allora, le tiriamo fuori molto calmi perché questi sono pazzeschi. Allora, di American Horror Story Freak Show, le Tatler Twins, quindi le gemelle con la doppia testa. Troppo pazzesco per trovarlo un parto, ma ce l'abbiamo. Sotto invece troviamo Hermione Granger, bollinata della convention autunnale, ed è appunto col cappello parlante. E qui sarà un po' un'impresa farvelo vedere quelli sopra. Partiamo da quelli in basso. Allora, Game of Thrones, questi qui sono della settima stagione. Abbiamo Bran Stark finalmente sulla sua sedia a rotelle, chiamiamola così, con il pugnale in mano. Poi c'è un figlio della foresta, c'è anche la versione tipo con la pelle metallizzata che è stupenda. Poi lui, uno dei miei personaggi preferiti, Lord Varys, lo aspettavo da una vita e non mi sembra ancora vero, guardate com'è cute. Poi passando alla DC, qui abbiamo Mera con la tutina, quella insomma subacquea. Poi sempre Harry Potter, questo è un altro dei miei pop in assoluto preferiti, ragazzi, è assurdo. Sempre della convention autunnale, il professor Quirrell, che noi in realtà in Italia ce l'hanno chiamato Raptor, è lui insomma, col turbante. Poi si sposta il turbante e sotto c'è Voldemort. Poi qui di The Flash, Killer Frost. Vi dirò una cosa affascinante, che io non sono ancora arrivata alla stagione di The Flash dove lei diventa Killer Frost. Spero che non vi ho spoilerato nulla. Comunque, non ho detto chi si trasforma, sempre bollinata della convention, però mi piaceva un sacco, vedete che ha pure le stalattiti in mano. Poi qui c'è Harry Potter del film Il Calice di Fuoco, che è il mio preferito, con la maglia appunto del torneo Tre Maghi. Poi Disney, qui abbiamo Jasmine della nuova wave, incappucciata quando va al mercato. Poi tornando alla DC, ad Aquaman, qui c'è un'altra Mera, ragazzi. Ragazzi, questa la volevo troppo. Ed è appunto con il vestito da cerimonia fatto tutto di meduse. Se avete visto il film lo sapete, wow. E lui invece è Aquaman nella sua versione pazzesca, dorato e verde. Poi prima vi faccio vedere questo, che è sempre di Aquaman, sempre della convention autunnale, che invece è appunto Arthur Curry, quindi quando è mezzo lui mezzo Aquaman, con tutti i tatuaggi, la collana. E qui invece, questo l'ho voluto tantissimo, sempre dei Crimini di Grindelwald, Newt Scamander, Barsen bollinato, questo qui infatti l'ho preso su eBay, che esce dalla valigetta. Troppo bello. Questi qui ve li tiro un attimo giù perché sennò non riesco a farveli vedere. Il primo è appunto GX Monsoon, una delle vincitrici di RuPaul Drag Race. Assurda. Ce li ho tutte in realtà, tranne Katia perché non mi interessa. Poi, sempre dei Crimini di Grindelwald, ho preso Nagini. Logicamente non potevo non prenderla. È stupenda. E poi ho preso questo perché mi è piaciuto un sacco come animale, personaggio, sempre appunto
appunto I Crimini Grindelwald, lo Zowu. Ed ora passiamo alla parte dietro di questi qua. Qui dietro abbiamo di Ralph spacca internet, Vanellope, l'ho presa sempre a Londra, troppo carina con le caramelline in testa. Poi sempre Disney, qui abbiamo Jasmine con il vestito rosso e la corona. Della DC invece, Legends of Tomorrow, abbiamo Firestorm, anche questo l'ho preso a Londra. E sempre di Disney, Moana e Pua. Tornando invece ai Crimini di Grindelwald, tanto ne vedremo un po' così, vedete li ho messi molto misti. C'è Picket e qui invece di Alice in Wonderland abbiamo il cappellaio matto con la sua tazzina da tè, insomma è troppo bello, e Alice, questi qui sono della versione del film e non del cartone. Poi tornando agli Incredibili 2, qui c'è Elastigirl, del Grinch invece c'è Max, e qui di Disney abbiamo Stitch che ha tre bollini, Hot Topic, Amp Pre-Released e Diamond, infatti come vedete è tutto glitterato. Seconda parte, allora queste due ve le ho già fatte vedere, qui abbiamo altre due di Star Wars, c'è Kylo Ren che è sicuramente il mio personaggio preferito, un po' controverso ma il mio preferito, DJ. Poi di Thor Ragnarok abbiamo la Valkyrie bollinata appunto della convention di quest'estate. Della Marvel sempre Vision, quindi Visione, che è un altro dei miei personaggi preferiti, guardate che bello. Poi qui sempre Marvel abbiamo Black Panther, questa è la versione Chase con la maschera, e qui invece di Avengers Infinity War c'è la vedova nera, Black Widow. Qui di fianco invece sempre di Black Panther abbiamo lui nella versione Warrior Falls, quando appunto lotta alle cascate, e Eric, quindi Michael B. Jordan, ragazzi. C'ho una crush pazzesca, non potevo non prenderlo. Qui dietro sempre di Black Panther abbiamo Nakia. E così a caso esce fuori una Tomb Raider Lara Croft. Questa qui è del film ultimo che hanno fatto, non è quella con Angelina Jolie, però mi piaceva di più questa tutta sgraffata. Continuando sempre al secondo ripiano troviamo Catwoman, poi di Justice League Superman, ce ne sono tanti di Superman, non mi piaceva questo, vedete col pugnetto per terra così. Poi di Pirati dei Caraibi l'unico che ho è Jack Sparrow, tutto bronzato, così per cambiare. Poi DC, questa qui è appunto Wonder Woman, qui c'è scritto From Flashpoint con due bollini. Di Star Wars il primissimo film ho recuperato questo qui che è la principessa Leia, iconica con i suoi ciuccettini così. E poi di Thor Ragnarok Heimdall, che è un personaggio che mi piace tantissimo. Poi guardate che bello che è, molto. Sempre di Black Panther continuiamo con Shuri, e sempre del film Bright abbiamo Nick Jacoby. Salendo troviamo questo pack da 3, molto probabilmente vi ho già fatto vedere perché ce l'ho da un po', bellissimo, sicuramente il mio pack preferito, non togliendo nulla agli altri, ma è spettacolo. Quindi abbiamo Neo Queen Serenity, Small Lady e Rendymion, troppo belli, vi giuro, rimarrei a guardarlo per ore. Poi sono tutti pastellosi, ci sta. Poi sotto abbiamo il Grinch vestito da Babbo Natale. Qui un'altra delle mie ossessioni, le Monster Eye, questa qui è Frankenstein. Poi continuiamo sempre con Monster Eye, questi due ve li faccio vedere dopo. Abbiamo Draculaura che è super cute e Laguna Blu, ce ne sono anche altre, non so dove sono, le troveremo. Poi invece di Mean Girls sono riuscita a recuperare questi due pop, che poi sono quelli fondamentali, anche se vorrei tanto avere anche le vallette di Regina, non riesco a trovarle ad un prezzo onesto, diciamolo così. Quindi appunto abbiamo Regina e sotto c'è Caddy Mercoledì Rosa. Poi qui di fianco invece troviamo, allora, un'altra delle mie collezioni preferite che è Game of Thrones, qui abbiamo Ned Stark, e poi eccola qua un'altra Monster Eye, questa qui è Cleo the Nile. Ultimo ripiano, qua sopra troviamo i più grandi, diciamo così, Rebeus Hagrid, questa è la prima versione, non quella nuova con la torta in mano, che sono stata stupida a non prendere, però ho preso quella con l'ombrellino rosa, anche lui è uno dei miei preferiti. Qui appunto, tornando al discorso della sirenetta, ho dovuto prendere anche questo movie moment, che è appunto il primo, quando canta sullo scoglio con tutte le onde dietro, beh,
bellissimo, è gigante, l'unico problema è quello. Poi qui c'è Daenerys e Drogon, sempre tornando a Game of Thrones, bellissima. E qui sopra abbiamo uno dei miei ultimi arrivi, che è il primo movie moment di Harry Potter. Primo, rendiamoci conto quanti ne possono fare. Molto cute, molto sentimentale. Vabbè, qui sopra c'è lo scrigno della Disney Treasure, che non butterò mai, dentro c'era questo pop qui. Qui invece sono impilati proprio gli ultimissimi arrivati, che devo ancora sistemare, quindi ve li faccio vedere così. Del film The Shape of Water, il Chase Glow di, dell'uomo appunto anfibio. Bellissimo questo film, se non l'avete mai visto vedetelo. Poi, famosissimi finalmente del Titanic, Rose e Jack vestiti da sera. C'è anche la loro versione vestiti insomma in modo normale, fatto nel pack da due, però sinceramente non mi interessa più di tanto, quindi non li ho presi. E poi questi invece, ragazzi, mamma mia che belli, che belli, che belli, il film mi è strapiaciuto. Ed è appunto Dragon Trainer, il mondo nascosto, quindi il terzo. Abbiamo Sdentato e poi la Furia Bianca. Guardate che pazzeschità, il suo illuminante sulla testa. Qui invece abbiamo i classici che avete visto e rivisto, perché sono i primi che ho sistemato e forse gli unici che sono in ordine. Infatti qua abbiamo tutta la parte Disney, insomma serie TV, bla 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 bla. Lì c'è appunto Wonder Woman e tutte varie cose. Se vi interessa vederlo, appunto, andate a vedere gli altri video che vi faccio vedere meglio, sennò qua non affittiamo più. Di qua stessa cosa, diciamo che li ho soltanto risistemati un pochino, ve li faccio vedere molto velocemente. Qua sotto c'è tutta la parte Game of Thrones, ho cercato di metterli in base alle preferenze, al personaggio. Quindi abbiamo due di Daenerys, le prime due, poi ce ne saranno altre, ve li faccio vedere dopo. Khal Drogo, Jon Snow, qui ci sono i pack, insomma tutti gli altri personaggini. Ve li inquadro rapidamente. Guardate, qui ho fatto la coppietta Brienne e Tormund, bellini. Qui abbiamo la parte Suicide Squad, qui sopra le Sailor, lì cose miste, come sempre. Al reparto qui sopra ho cambiato, ci ho messo quelli di The 100 della serie TV, lì sopra c'è Jurassic World, Jumanji e uno di Once Upon a Time, che in realtà dovrebbe stare lì ma non c'è spazio. Questa parte invece non l'avete vista perché è nuova, ho dovuto comprare altre 5 mensole e anche qui sono più o meno sistemati perché ho messo quelli di Harry Potter, anche se come avete visto appunto non sono tutti perché la maggior parte stanno sull'altro mobile, quindi ve li quadro. Qui abbiamo Tom Riddle, Voldemort, Bellatrix, Piton, Albus Silente, qui invece è Draco, qui la mia sfilza di Harry più un Hermione molto basic, poi un dissennatore, qui ci sono due fantasmi, c'è Mirtilla Malcontenta e Nick quasi senza testa, poi c'è Dobby, Luna Lockwood, Ginny, 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 si vede che mi piace giusto un pochino, e qui ci sono due Ron, quelli là sopra diventano complicati, adesso mi arrampicherò. Qui abbiamo un altro Newt Scamander del primo film, lo Snaso, il Demiguise, qui c'è appunto Grindelwald, il Testral che è bellissimo. Poi qui parte invece Hunger Games, quindi abbiamo Effie, Pita, Katniss, 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 lì sopra c'è un'altra Katniss, poi ne ho tre degli X-Men, purtroppo è uno dei miei film preferiti, non riesco a recuperarli tutti perché sono tantissimi, quindi ho preso un Logan, quindi un Wolverine, Tempesta, questa qui invece è Kitty, questa qui dei Teen Titans Go, Raven, bollina Target Underground Toy, che adesso non li fanno più. Qui c'è un'altra Monster High, che è la mia preferita tra l'altro, Claudine Wolf, del telefilm True Blood sono riuscita a prendere la Fayette. E qui appunto abbiamo le altre tre drag, quindi c'è RuPaul, Trixie Mattel e Alaska. Gli altri invece sono qui lateralmente. Allora ho messo Ghost, che è appunto spettro di Game of Thrones, Jon Snow, qui c'è Daenerys, sempre dell'ultima stagione. Poi questo è stato uno dei pop che ho più voluto, che ho più cercato e che ho pagato appunto anche di più, che è Daenerys con l'abito bianco da sposa. Poi qui c'è Sailor Moon con l'abito da Super Sailor Moon, qui sotto abbiamo Black Lady, poi c'è Sailor V, qui invece abbiamo di Miraculous Ladybug con Tiki e Cat Noir con Plug. Quindi come avete visto questi erano tutti i miei Funko Pop, spero vi siano piaciuti, spero ne abbiate preso spunto per aggiungerlo alla vostra lista. Io voglio consigliarvi un'applicazione
che mi è molto utile, non è una sponsorizzazione, è semplicemente un consiglio da collezionatrice a collezionatori, insomma. Vi scrivo qui il nome dell'applicazione, si chiama Stashpedia, e appunto per chi ha molti pezzi è strautile per non comprare comunque doppioni o segnare i pop che si vogliono nella propria collezione, quindi fare una wishlist. È super super comoda, io da quando l'ho scoperta grazie a Elisa del canale Funko Pop Italian Adventures, che praticamente mi ha insegnato tutto da così proprio a così. Vi lascio qua sotto linkato il suo canale YouTube, perché vi darà sicuramente un sacco di consigli, e se volete iniziare a collezionarli vi spiega anche bene tutta la cosa dei bollini, non bollini, chi li vende, chi non li vende, insomma è una grande. Quindi appunto da quando ho sentito questa applicazione mi ha svoltato l'esistenza, e spero io di averlo fatto anche con alcuni di voi. Quindi se il video vi è piaciuto mettete un bel pollicino in su, iscrivetevi al canale qua sotto e attivate la campanellina, mi raccomando, cosa fondamentale, se volete vedere altri video di questo genere, di makeup, vlog, insomma quello che faccio sempre. Io vi mando un grosso bacione, grazie per essere stati con me in questo video e vi aspetto al prossimo. Ciao! I found the truth.